Purtroppo è un periodo che siamo obbligati a vincere, nonostante il cammino che stiamo facendo quando ci arriveranno, però dispiace, ma ci si può ancora fare a salvarci. Ovviamente a Vicenza bisogna vincere, prendere 3 punti a tutti i costi. Sì, io sto benissimo, un periodo dove mi sento veramente bene, devo ringraziare anche Buonaiuto, mi ha preparato i portieri perché è giusto dare merito a chi mi allena tutti i giorni. Spero ora di fare le parate decisive per permetterci di salvarci. La parete è stata interpretata bene, purtroppo non ci sono girate bene certi episodi, certe occasioni. Va bene, cioè nel senso che siamo ancora in corsa, ripeto, a Vicenza ci sono 6 punti in palio, non 3. A me non era mai capitato, ovviamente rosichi perché sono episodi pesanti, come noi siamo costretti a non sbagliare mai in campo, è giusto che non sbagli anche chi deve fare l'arbitro, chi deve fare l'assistente. Ci può stare perché comunque sia loro hanno fatto la partita, l'avete visto, tutti dietro la palla, cercavano di attaccare la profondità con quei due animali che erano davanti, che l'attaccano benissimo, e quindi la partita è stata questa. Il loro gioco è distruggere il gioco dell'avversario e cercare di ripartire. La cosa che noi siamo mancati, secondo me, negli ultimi 20 metri, perché Ternana oggi, quelle poche palle che passano all'interno dell'area di rigore, abbiamo tante volte delle giocate di attaccante, oggi secondo me abbiamo mancato un po' di cattiveria, non ce lo possiamo permettere perché siamo lì e dobbiamo avere la bava alla bocca per la palla della vita e quella lì che passa lì in mezzo. Non è il caso di parlare degli arbitri perché gli occhi ce l'abbiamo tutti, quindi credo che ci sono stati fatti dei piccoli torti, forse quello più evidente a Brescia, però il mister ci dice sempre di non guardare gli episodi dell'arbitro perché lui c'ha il fischietto, lui fischia, lui decide, però sicuramente un po' d'amaro in bocca ce l'abbiamo. È la prima volta nella carriera che mi trovo in questa situazione, quello che vi posso dire è che sicuramente se non fai i punti tu, sperando di disgraziare gli altri è relativo. A noi, quello che vi ho detto anche le altre volte, se giochiamo e vinciamo le partite, poi puoi sperare negli altri anni, dipende prima da te stesso. Quindi la cosa importante è che in queste 3 partite ce le giochiamo come se noi dovessimo giocarci la vita, perché la retrocessione è una macchia, l'ho sempre detto dall'inizio del campionato, è una macchia brutta che ti porti dietro, è un peccato, è vero che ci sono stati, lo ripeto, tanti errori dall'inizio del campionato, tante vicissitudini che ci hanno portato oggi a questa posizione, però abbiamo la possibilità di farlo, ci stiamo provando, perché ci stiamo provando, credo che sia anche questo sotto gli occhi di tutti, proviamoci fino in fondo.